Disponiamo il nostro spirito nella fede e nel pentimento per essere raggiunti e santificati dall'infinita misericordia del Signore. Tu, Verbo di Dio, che sei pienezza di grazia e di verità, Kyrie eleison. Unico e necessario Salvatore, che ti sei manifestato nella carne e sei diventato Dio con noi, Kyrie eleison. Tu, Figlio unigenito del Padre, luce vera che illumini ogni uomo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che scendi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo, o Dio che hai illuminato questa santissima notte, con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, donaci di godere in cielo della sua stessa gioia, perché abbiamo conosciuto in terra il fulgore del suo mistero. Per lui, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Dici nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia. Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Parola di Dio. Grazie a Dio. Oggi la luce risplende su di noi. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. E ora siate saggi, o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Beato chi in lui si rifugia. Benedici nel nome del Signore.
Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida: Abba Padre, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Per noi. Venite tutti ad adorare il Signore. Oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Alleluia! 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 Sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. E per essere pieno di grazia e di verità ha dovuto anche essere un po' presentato lungo i secoli prima della sua venuta attraverso questi profeti. Difatti sentiamo già questo profeta Isaia che immagina che Gerusalemme sia oramai il centro della salvezza, questo monte che si eleva sopra tutti gli altri, e verso questo monte, dove c'è la città di Gerusalemme, affluiscono non solo il popolo eletto, così chiamato, ma anche altri popoli, perché Gerusalemme è diventata quel faro di salvezza che dovrebbe essere veramente la città del Salvatore. È nato Betlemme, distante non molto da Gerusalemme, però il Signore ha scelto questa sua città e ancora oggi si va a Gerusalemme per rendere grazie al Signore e a suo figlio che è morto, ha sofferto ed è risorto proprio in questa città, dalla città del pane, che era una piccola località. Betlemme indica casa del pane. Dal pane materiale si arriva al pane eucaristico, il Dio con noi, che noi chiamiamo la comunione. E vediamo anche la seconda lettura di San Paolo ai Galati, che lo dice chiaramente. Guardate, la salvezza è arrivata
ed è la pienezza dei tempi. La pienezza dei tempi voluta da Dio 2000 anni fa, pressappoco. Il tempo stabilito in cui Dio Padre ha voluto che suo figlio nascesse e nascesse in un determinato modo, non diverso dagli altri, ma nella povertà. E allora, da ricco che era, si è fatto povero per arricchire noi della sua grandezza, e noi non ci pensiamo, perché sono parole che vengono dette, ma se ci riflettiamo nella nostra vita dobbiamo dire qualche volta: Signore, se proprio hai sempre fatto così per l'uomo, vuol dire che qualcosa devo fare anch'io. Questa luce che abbiamo sentito nel Vangelo di Giovanni, che chi l'ha voluto accogliere l'ha accolta già da allora, e chi l'ha rifiutata, peggio per lui, perché il Signore ci dà la possibilità di credere e di essere dei salvati. Dipende dalla libertà che ci ha dato, e questa libertà bisogna vedere come la usiamo noi, anche al giorno d'oggi, perché tante volte noi rimaniamo indifferenti, pensiamo a un Dio astratto, se c'è va bene e se non ci sarà s'arrangerà, e noi andiamo avanti con le nostre categorie mentali di sempre. Ma il dato di fatto è anche questo: bisogna vedere se siamo capaci di metterci sul piedistallo che supera quello di Dio, anche se non l'abbiamo mai visto. E allora dobbiamo dire: Signore, illuminami sempre con quella luce che sei tu, che sei venuto in questo mondo, e questa luce brilla sempre, anche se crediamo di essere persone che possiamo fare a meno di te. E qua è il punto dolente. E allora questa nascita, che vale sempre ogni anno, vale anche per dirci: Signore, per fortuna che ci sei sempre con noi e rimani con noi. Dopo il Vangelo, gioite fedeli, è venuto nel mondo il Salvatore, oggi il Figlio mirabile è nato e rifulge l'onore della Vergine Madre. Fratelli e sorelle, al Signore Gesù che viene nel mondo per renderci partecipi del suo amore, eleviamo fiduciosi la nostra preghiera di lode e di supplica. Diciamo insieme: ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Per la Chiesa, in ogni situazione della storia, sia aperta la speranza e protesa verso la santità. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti gli uomini, deponendo le armi dell'odio e della violenza, possano camminare insieme nella ricerca della pace e della giustizia. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i fratelli che mancano del necessario per vivere, sperimentino la tua consolante vicinanza e il nostro sostegno concreto. Ti preghiamo. Per noi tutti, il mistero della tua nascita, che celebriamo nella fede, susciti nei cuori il desiderio e l'impegno di essere testimoni del Vangelo in ogni ambiente di vita. Ti preghiamo. Ricordiamo anche i nostri morti, Giuseppina, Pierino e Carlo, perché sono uniti con noi. Loro già vedono questa festa, che sarà anche grandiosa, dove sono col Signore, e noi ci uniamo, diciamo con fede, quel filo diretto che non sappiamo com'è, però ce l'abbiamo un po', perché il Signore ce l'ha data questa fede, e li ricordiamo proprio per questo, perché ci aiutino anche loro a capire
che realmente la nostra vita è quella con Dio, e altre persone avranno lasciato questi posti qua, questi banchi prima di noi, e hanno creduto. E allora ricordiamo anche tutti quelli di Gemò che sono sempre stati fedeli al Signore. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. O Dio grande e misericordioso, la nuova nascita del Figlio tuo unigenito nella nostra carne mortale, liberi tutti gli uomini che gemono sotto il giogo dell'antica schiavitù del peccato, per Cristo nostro Signore. Scambiamoci un segno di pace. Che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Padre onnipotente ed eterno. Oggi celebriamo il Natale del Salvatore e il Natale della nostra salvezza. Oggi in Cristo tuo Figlio anche il mondo rinasce, al peccatore rimesso il peccato, al mortale promessa la vita. E noi, ammirati e festanti, uniti alle schiere degli angeli, tutti insieme inneggiamo alla tua gloria. Santo. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redento con la tua croce e la tua resurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, Giuseppina, Pierino e Carlo, e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna
insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allo spezzare del pane, esultiamo tutti nel Signore, perché il Salvatore è nato nel mondo. Oggi per noi è discesa dal cielo la vera pace. Obbedienti alla parola del Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di salutare la tua gloria. Luce,
Ai tuoi fedeli esultanti per la nascita del Signore e invigoriti dal suo sacramento, concedi, o Padre, di vivere secondo la sua parola e di partecipare alla sua vita di figlio di Dio che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Inchinatevi per la benedizione. Il Dio di immensa bontà, che ha rischiarato le tenebre del mondo con l'incarnazione di Cristo suo Figlio e nella sua gloriosa nascita ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da noi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Amen. Il Dio che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale vi riempia della sua gioia e vi faccia annunziatori del suo Vangelo. Amen. Il Dio che nel suo Figlio, fatto uomo, ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore e vi renda partecipi dell'assemblea dei santi. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Nel nome di Cristo. La comunione da parte. Dopo. Bambinello, bello, bello, vieni.
di peccato. Grazie.